Ciao ragazzi, bentornati. Oggi parliamo di un argomento molto attuale, cioè l'apparecchio dentario. Non parleremo dell'apparecchio come se io fossi un dentista o un ortodontista, perché non lo sono. Parleremo dell'apparecchio e delle sue possibili problematiche o implicazioni nella sfera cranica. Abbiamo parlato nei vlog precedenti di come funziona il ritmo cranico a grandi linee. Oggi andiamo un pochino più nello specifico, guardando alcune piccolezze, e proviamo a capire come un apparecchio, che è un apparecchio appunto fisso, possa provocare tensioni e quindi problematiche sia locali che periferiche. Cominciamo subito, ma prima l'immancabile sigla. Allora, cominciamo velocemente col ricapitolare un pochino il movimento cranico. Abbiamo detto nei vlog precedenti che il movimento si attua proprio a livello della base cranica, ossia quell'articolazione con cartilagine tra l'occipite e lo sfenoide. Teniamo presente che l'articolazione fa un movimento a ruota dentata e quindi sono due ruote contrapposte che rotolano in un verso e nell'altro. Da qui parte il movimento, quindi questo è il motore. Bene, le ossa della faccia e le ossa della volta, cioè quelle che compongono sostanzialmente il cranio, hanno origine diversa. Da una parte abbiamo origine cartilaginea, dall'altra membranosa. Questo che cos'è che provoca? Provoca un'ossificazione in punti della vita diversi. Ci saranno delle ossa che già a 2 anni di vita avranno un'ossificazione quasi completa, mentre altre, come ad esempio i nostri mascellari, quelli che poi hanno i denti nella parte superiore, che si ossificano intorno ai 7-8 anni di età. Diciamo subito che le ossa della faccia e le ossa della volta si muovono in maniera identica. Sono spinte dalla base cranica, le ossa della faccia dall'osso più anteriore, lo sfenoide, le ossa della volta dall'occipite. Quello che ci interessa capire è proprio questo, cioè le ossa pari, per esempio i due parietali, i due temporali che accolgono l'orecchio, fanno movimenti di rotazione esterna. Quindi sono movimenti di ampliamento del cranio in senso laterale e movimenti di chiusura in senso sempre laterale mediale. Le ossa della faccia fanno gli stessi movimenti, abbiamo detto. Le ossa singole, che sono quelle della linea centrale, cioè l'occipite, lo sfenoide, il vomere, questo ossicino che assomiglia a una falce, sono ossicina che vanno a spingere, vanno a dare il ritmo in partenza alle altre ossa. Un altro osso della linea centrale è l'etmoide, quell'osso che sostiene i nervi dell'olfatto, del nervo olfattivo appunto, e che ci permette poi di sentire gli odori. Ebbene, oggi quello che ci interessa capire è che oltre alle ossa e ai loro movimenti, quindi ossa pari, rotazione esterna, rotazione interna, ossa singole, flessione ed estensione, proprio come la base cranica, ci interessa capire che ci sono anche altre componenti. Ci sono una componente importante, sono quelli dei muscoli. I muscoli importanti che possiamo prendere in considerazione per fare una diagnosi osteopatica, comunque una diagnosi funzionale, sono quindi i muscoli che stanno sopra le ossa temporali. Sono muscoli che servono a stringere la mandibola assieme ai masseteri. Ancora più importanti invece, se apriamo la bocca, sono dei muscoli che stanno posteriormente alle arcate superiori dei denti e si chiamano pterigoidei. Questi muscoli ad esempio agganciano lo sfenoide, ok, quindi un osso della base cranica, con un osso come la mandibola, e ancora agganciano il condilo della mandibola, ma anche il dischetto che sta tra la mandibola e l'osso temporale, con lo sfenoide. Quindi effettivamente il movimento continuo, anche se piccolino, della base cranica porta a un allungamento e a un rilascio dei muscoli, mantenendoli sempre in un buon stato di tipo elastico e mantenendoli ricchi di microcircolazione. Se questo movimento non avviene, è ovvio che la microcircolazione e l'elasticità del muscolo possono cominciare a venire meno e quindi diventare più rigidi, più fibrosi. Altri tessuti che possiamo prendere in considerazione sono i legamenti. Stesso discorso per i muscoli, sono comunque tessuti molli che vengono stimolati sia dal punto di vista meccanico sia dal punto di vista vascolare e quindi devono essere mantenuti sempre elastici e non fibrosi duri, perché una loro asimmetria può portare a un certo tipo di meccanica alterata. Dovete sempre pensare che le ossa sono sostanzialmente l'impalcatura centrale, muscoli, legamenti, tendini sono i tiranti. Se l'impalcatura è bloccata, i tiranti
aspiranti non possono più tirare e quindi ci sarà un lavoro asimmetrico. Ovviamente il ritmo cranico è importante anche per il benessere, abbiamo detto, di vene, arterie e vasi linfatici, proprio perché vengono stimolati a far circolare anche negli spazi più piccoli sangue e linfa, ma anche dei nervi che devono essere nutriti e mantenuti in un certo stato, in un certo tono elastico. Perché è importante il ritmo cranico per la bocca, per il naso, per le orecchie per l'occhio? Il ritmo cranico è importante perché tutti questi micromovimenti vanno ad invadere una sfera con l'altra. Vi faccio un esempio molto banale. Se noi ad esempio abbiamo un occipite, che è l'osso posteriore del cranio, che ha avuto una disfunzione magari da parto e comincia ad avere una poca mobilità, il ritmo cranico, la base cranica rallenterà il suo movimento. I legamenti associati, se noi apriamo ad esempio il cranio, possiamo vedere che l'occipite è sostanzialmente la base del nostro cranio e poi la sua squama torna un pochino indietro. A livello di metà dell'occipite troveremo una fascia orizzontale che si chiama tentorio del cervello e divide il cervello dal cervelletto. I movimenti della base cranica danno un allungamento, uno stiramento a questo grosso legamento, a questa grossa membrana e un suo rilascio. La membrana viene in avanti, contatta la parte superiore dell'osso sfenoide, qui davanti si chiama sella turcica, è una sella che contiene l'ipofisi, una ghiandola importante, si continua sempre anteriormente, ricopre il chiasma ottico, cioè l'incrocio dei due nervi ottici che arrivano da davanti, dagli occhi appunto, ricoprendo anche il nervo ottico, andando ad infilarsi su un anello tendineo che si chiama tendine dello Zin e poi ricoprendo l'occhio. Quindi è una membrana che in realtà non ha una sezione, ma parte dall'occipite e arriva fino a ricoprire l'occhio. Se questo continuo movimento della base cranica avviene, ebbene l'occhio continua a essere stimolato a accorciarsi, costringersi e rilasciarsi. Questo movimento è fondamentale per la microcircolazione. Se invece l'occipite è rimasto incastrato, ha una sutura compressa, non c'è movimento per un motivo o un altro, ebbene l'occhio può cominciare a soffrire di una problematica, magari di un ristagno venoso, di una difficoltà a mettere a fuoco certi oggetti, vicini o lontani, e il bambino può cominciare a soffrire, per esempio, di una miopia o di un'altra problematica ottica, proprio per un motivo di tipo meccanico. È proprio per questo che il movimento della base cranica deve essere sempre mantenuto il più libero possibile. L'argomento di oggi invece è proprio l'apparecchio. Perché l'apparecchio? Perché il bambino con il ciuccio, con il biberon oppure banalmente con il dito fa pressione sul palato. Il palato è di natura cartilaginea e quindi molto deformabile. Abbiamo detto che il palato è formato dai mascellari e dalle ossa palatine, quindi quattro ossa, e sostanzialmente il palato è una di quelle parti corporee che può deformarsi maggiormente. Il bambino, stimolandolo con il dito, può pronunciare il palato verso l'alto e quindi creare quello che si chiama palato ogivale, sostanzialmente un palato a cupola molto stretto che porta ovviamente ad un affollamento dentario. Quando abbiamo questo tipo di palato, ovviamente i denti cominceranno a crescere storti e il dentista giustamente proporrà un apparecchio dentario per cercare di riabbassare il palato, di allargarlo e di far crescere i denti nei loro spazi. Questo però che cos'è che può provocare? Come abbiamo detto prima, essendo l'apparecchio un apparecchio fisso o comunque una forza costante che piano piano, giorno per giorno, spinge il palato verso l'esterno, creerà quello che in osteopatia chiamiamo una rotazione esterna, quindi un abbassamento del palato, un appiattimento, un allargamento dei denti, dello spazio dentario. Questo va benissimo da un punto di vista anatomico, il bambino ritroverà un assetto corretto della bocca, il bambino ritroverà uno spazio corretto dei denti. Il problema è che questo movimento di espansione viene solo mantenuto. Non c'è un apparecchio, non esiste un apparecchio che fa un movimento di spinta e di rilascio e mima quello che è il movimento cranico normale. Questo movimento cranico ovviamente verrà viziato in rotazione esterna, le ossa posteriormente, quindi i palatini, l'osso sfenoide, il vomere, l'occipite verranno tutti viziati, perché la forza dell'apparecchio è una forza importante, verranno viziati in rotazione esterna e in flessione, quindi tutto il cranio verrà sostanzialmente espanso e allargato in senso laterale. Questa cosa ovviamente creerà problemi sia a livello cranico, perché non abbiamo più un ritorno delle ossa,
ma sono tutte in rotazione esterna. Diminuirà l'elasticità dei tessuti e quindi fibrotizzeranno. Ci sarà una contrattura di certi muscoli che si contraggono leggermente nei movimenti di rotazione esterna del cranio, come ad esempio gli pterigoidei, che sono dei muscoli posteriori ai denti, abbiamo parlato prima, che spingono la bocca in avanti, aiutano ad aprirla. Questo che cos'è che provocherà? Ovviamente una bocca che dal punto di vista muscolare assomiglia ad una terza classe dentaria, ossia una bocca, una mandibola che viene spinta in avanti. Questo non sarà poi un atteggiamento dell'osso che per forza verrà spinto in avanti e si modificherà, ma dal punto di vista muscolare il bambino comincerà ad avere una tensione in bocca, una difficoltà magari anche a parlare o a deglutire, proprio perché questi muscoli rimangono contratti. Ovviamente anche i tendini, i legamenti eccetera eccetera subiranno questo tipo di continua tensione. Se poi scendiamo avremo una grossa tensione a livello dei muscoli della gola, ok, e della fascia profonda, cioè quella detta perifaringea. Questa fascia si continua nel torace, andando ad attorniare parecchi organi e finendo sul diaframma. Anche lui verrà influenzato, andando a posizionarsi un pochino più basso e in contrazione. Questo che cos'è che favorirà? Favorirà la difficoltà nell'espandere il torace, favorirà la difficoltà nel movimento costale e magari una problematica di tipo fonatoria, oppure una problematica nella respirazione, magari in qualche sport in cui abbiamo bisogno di una grossa mole continua di espansioni e retrazioni toraciche per respirare bene. Questi sono tutti i problemi che possono esserci e possono non esserci, perché il bambino può adattare in mille modi, il bambino, il ragazzo, eccetera, eccetera. Proviamo a pensare invece a una persona che ha già ossificato, quindi non ci sarà più possibilità di modificare le varie ossa, ma semplicemente l'espansore del palato, l'apparecchio andrà a spingere i denti e i mascellari. Questo provocherà un allargamento, una miglior posizione e anatomia visiva del palato e dei mascellari. Il problema è che le altre ossa si sono formate per funzionare con una fisiologia diversa da questa. Perché? Perché la sua fisiologia ha determinato l'anatomia di tutte le altre ossa, quindi l'apparecchio ne modifica solo due e tutte le altre le lascia stare. Questo è un grosso problema, perché sono soprattutto quei casi in cui l'apparecchio viene usato per natura estetica, dove la persona ha già un'ossificazione completa e quindi andrà incontro a tutta una serie di tensioni indotte dalla modificazione di due ossa e dei muscoli, tendini, legamenti associati e non di tutte le altre. Ovviamente un altro atteggiamento che il bambino o la persona adulta può cominciare a manifestare, ad esempio, è il digrignamento dei denti. Questo succede perché? Perché avendo un palato che viene premuto verso il basso, viene fatto diventare più rigido, più contratto, proprio per questa rotazione esterna, questo aumento di tensione muscolare, il bambino o la persona può cominciare ad avere, ad esempio, un digrignamento dei denti o un serramento. Questo perché? Non per natura di tipo stressogena, psicologica. Ci sono anche questo tipo di problematiche, ma il digrignamento può essere un modo in cui il bambino cerca di svincolare i due mascellari, di muovere le suture, quindi i mascellari, i palatini, la muscolatura associata, e di dare un po' quella morbidezza, quel movimento che manca. Ovviamente sono movimenti minimi, sono tensioni minime, ma che con l'andare avanti dei giorni e del tempo il bambino comincia ad avvertire. Quindi ci sarà per forza un adattamento di tipo motorio della persona. Con questo direi che ci siamo fatti un po' un'idea di quello che può fare l'apparecchio. Ovviamente le possibilità sono veramente infinite, proprio perché se la persona ha una capacità adattativa importante, grazie a sistemi che funzionano bene, ci sono veramente possibilità infinite di adattare una tensione. Quindi ogni caso va preso singolarmente, sia per la propria anatomia, sia per la propria storia clinica. Possiamo chiudere qui il nostro vlog. Se il video vi è piaciuto, come al solito vi chiedo di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale. E noi ci vediamo settimana prossima per un altro video. Ciao!